La festa del lavoro dove il lavoro purtroppo è una chimera nel contesto sociale di una regione che arranca, la Chiesa di Napoli celebra un'azienda che nel campo della ristorazione impiega 341 unità lavorative. Messa solenne presieduta dall'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, nella sede della Sagifi SPA a San Giovanni a Teduccio. Alla manifestazione organizzata da Antonio Mattone, direttore dell'Ufficio Diocesano per il Lavoro, d'intesa con il vicario episcopale Don Tonino Palmese, hanno preso parte i lavoratori, i dirigenti dell'azienda e di altre aziende del territorio. Presenti anche l'assessore al lavoro della Regione Campania, Lucia Fortini, e il segretario regionale della CISL, Doriana Buonavita. Si devono rafforzare le politiche territoriali, le politiche sociali stanno facendo tanto, diamo fondi agli ambiti territoriali. È chiaro che piuttosto che dare sussidi come il reddito di cittadinanza è necessario rafforzare i servizi, ossia formazione e inserimento lavorativo. Manca una forte sinergia tra gli enti, istituzioni, politiche, sindacati e ovviamente anche associazioni datoriali. Manca tutto quello che noi possiamo mettere insieme come competenze, risorse economiche. Manca un dialogo in regione tra i diversi livelli politici e istituzionali. Manca un'idea di sviluppo che la Campania può e deve avere, ovviamente tenendo conto quelli che sono i bisogni delle aree interne e i bisogni ovviamente delle aree legate alle politiche delle ZES, quindi Napoli e Salerno. E poi abbiamo tutto il nostro indotto manifatturiero e della piccola e media impresa che è abbandonato a se stesso. Da soli non si va da nessuna parte, serve una politica di marketing forte. Presenti anche i parroci, il decano dell'area interessata, esponenti di Confindustria, delle organizzazioni cristiane e dei lavoratori. Porta per sempre sul serio questo grave problema che, da cui dipende poi tanto male sociale, economico, politico e soprattutto anche etico, religioso, morale per la Chiesa. Che si abbia il coraggio di mettere il problema sul tappeto e cercare di trovare delle soluzioni adeguate.